riaprono i negozi di abbigliamento che sono già all'opera per sistemare le collezioni, sanificare i locali e organizzare gli accessi. Poi abbiamo predisposto che possono entrare nel locale, siccome è abbastanza grande e ci sono 4 camerini dislocati, penso almeno 3 clienti, anche perché ho 3 collaboratrici che possono ognuna seguire una cliente. Ha fatto la sanificazione dei locali e poi c'è la colonnina col dispenser per il gel disinfettante e i guanti per le clienti. All'occorrenza i guanti noi ce li abbiamo, li abbiamo messi perché nel caso qualcuno li potesse dimenticare, quindi abbiamo predisposto anche i guanti. Allora, poi abbiamo anche pensato di togliere tutti i dépliant dai banchi perché possono essere un veicolo di contagio. Ma come ci si organizzerà per le prove degli abiti ed eventuali cambi? Allora, i capi praticamente noi li possiamo anche sanificare dopo la prova perché abbiamo il vaporizzatore. E quindi appena la cliente finisce di provare il capo ce lo passa e noi lo passiamo dentro per sanificarlo. Ma il vaporizzatore è istantaneo, quindi anche 10 minuti al massimo è pronto il capo. La stessa cosa, se una cliente viene e ci porta un capo dietro perché magari non le piace, perché è andata a casa e ci ha ripensato, allora noi lo sanifichiamo di nuovo prima di rimetterlo in vendita. Ma questo non rovina i capi? No. Perché vapore. Tutto pronto, quindi da lunedì si ritornerà a fare shopping, anche se con modalità diverse.